Siamo a Reggio Calabria, stiamo completando il secondo giorno di campo antibracconaggio della Lipu. Ancora c'è vento di scirocco, come si può osservare dal mare che spinge verso nord con le sue onde. Gli uccelli non sono favoriti da questo tipo di vento e allora c'è stato poco passo. Siamo fortunati perché meno uccelli che si lanciano in questo momento, meno rischi per la loro vita. Domani è probabile che ci siano migliori condizioni meteo, per questo abbiamo allertato i volontari e fatto in modo di istruirli affinché al minimo segnale possano segnalare al Corpo Forestale dello Stato e alle altre autorità tutti gli episodi di bracconaggio. La Lipu da 30 anni è presente qui sullo stretto di Messina per combattere questo fenomeno che si è ridimensionato, ma dobbiamo stare attenti e non dare spazio a questi bracconieri per farli rafforzare di nuovo. Quindi dobbiamo fermare questa illegalità. La Lipu è qui per questo.